Ciao ragazzi, come sempre Never Give Up, mi trovo ancora in palestra, ma ancora una volta voglio farvi vedere una serie di esercizi che potete fare tranquillamente a casa, magari quando la palestra è chiusa. Siamo al video numero 4 di questa rubrica che è intitolata Zero Scuse. Questa volta avete bisogno soltanto di una Fitball che vedete qui inquadrata, costa poco, la potete trovare in qualsiasi negozio di articoli sportivi e vi servirà per fare una serie di esercizi che fra un po' li vedrete in sequenza e nel frattempo vi invito a visionare qui sotto tra le note i link dove potete trovarmi sui vari social, Instagram, Twitter e Facebook. Comunque non mancate di lasciare il vostro gradimento a questo video se dovesse piacervi. Venite con me. Eccoci qui ragazzi con una semplice Fitball, ora vi farò vedere una sequenza di esercizi che potrete fare tranquillamente a casa. Ovviamente non sono semplici, dovete imparare, fate del passo per volta e prima di fare una sequenza tutto in un fiato cercate di imparare prima un esercizio alla volta. Allora, l'effetto positivo di questa palla è che su alcuni esercizi, oltre allo sforzo che dovete compiere per poter eseguire proprio l'esercizio, c'è anche la difficoltà nel mantenere l'equilibrio e una certa stabilità. Il primo esercizio è il push-up con i piedi sulla free ball. Ecco, cercate di mantenere prima l'equilibrio e poi push-up. Ragazzi, è faticosissimo, faticosissimo. Non vi fermate, push up con le mani sulla Fitball, gambe piegate. Sulla Fitball in modo che nella fase attiva diciamo si dà una spinta, però deve sempre controllare quella passiva. Poi lavoriamo sul crunch. Questo è il mezzo crunch. Potete fare una specie di crunch sit-up in questo modo. Vado giù e salgo, giù e salgo, giù e salgo e poi posso fare il crunch con la torsione. 1, 2, 3, 4, 5. Se voglio posso inserire questo movimento laterale dove ho l'addome sempre in contrazione e faccio. Mettiamo la mano sempre sull'addome in modo che ci rendiamo conto se questo effettivamente sta lavorando. Ragazzi, però in questo caso, essendo l'escursione molto breve, fatelo molto lentamente. Poi andiamo a lavorare. Prima solo sui femorali, poi, quindi con un leg curl particolare, poi aggiungendoci una specie di bridge e lavorando poi sul gluteo. Distanziate bene la palla, mani per terra e lavoro in questo caso prima solo sul femorale, cercando di tenere sempre i femorali in contrazione. Femorali, bridge. Femorali. Mette a dura prova
sia la coordinazione, ma anche i muscoli stabilizzatori, muscoli stabilizzatori che vi serviranno tantissimo, perché vi servono per evitare gli infortuni dettati da alcuni movimenti non programmati che possiamo fare durante la vita di tutti i giorni, perché noi sappiamo che spesso ci alleniamo in palestra con esercizi programmati, con movimenti stereotipati guidati dalle macchine magari, e quindi nella vita di tutti i giorni non eseguiamo un protocollo quando camminiamo o quando facciamo un salto, come in quel caso lì, che se i muscoli stabilizzatori non sono in grado di darci una risposta, molto probabilmente avremo dei problemi. Ragazzi, ultimo esercizio è questo, vediamo un attimo, ecco, mi metto in questo modo e cerco di alzare lombari, movimento breve che un po', diciamo, ci porta a lavorare un po' più lievemente rispetto ai precedenti e quindi ci tende ad abbassare un po' il ritmo, il battito cardiaco, per poi ripartire con un nuovo giro. Ragazzi, spero che questo mini video vi sia piaciuto. Questo esempio con la Fitball ne seguiranno tanti altri con magari attrezzi reclutabili facilmente, ma nel frattempo vi lascio qui sotto nella descrizione i tre video precedenti, quelli per i glutei, quelli per la tonificazione, quella per accelerare il metabolismo per principianti. Non perdeteveli e nel frattempo never give up.